Guglielmi ha il ceppo con Ares Selce, che è un cavallo a cui tiene particolarmente, giusto? E che sì, magari vorresti anche vedere in piazza fra gli esordienti dell'Assunta. Ma sicuramente sì, dai, io penso, come ho detto ultimamente anche alle dirigenze, credo che sia un cavallo che gli rimane da correre palio, cioè nel senso, cosa vuoi vedere più? Cavallo, le sue esperienze nei pali fuori in provincia l'ha fatte, le sue corse l'ha fatte, i risultati l'ha sempre fatti, quindi io credo che sia un cavallo che vada messo alla prova il giorno del palio e poi valutare se è un cavallo dal palio. Era stato eliminato perché era in sovrannumero? Sì, sovrannumero, sì, a luglio è stato messo fuori per sovrannumero, hanno preso questa decisione qui e niente, l'abbiamo accettata e si è riportato per agosto. Insieme a Compilation, che dovrebbe... Insieme a Compilation, uguale anche lui per sovrannumero, e vabbè, lui è una situazione un po' diversa, un cavallo di 5 anni... ancora insomma da fare esperienza e quindi due situazioni diverse, però la motivazione è la solita, insomma. Ok, e Guglielmi ha da fare esperienza dopo, però c'è una grande attesa, eh? Ma sicuramente, dai, esperienza c'è da farla, insomma, l'ho dimostrato anche nel palio di luglio, perché comunque qualche errore c'è stato. Bisogna prenderne atto, bisogna lavorare per migliorarsi sempre. E il difficile del palio è che l'esperienza la fai solo il giorno del palio, non c'è un simulatore nell'annata che ti fa fare esperienza, quindi lì più ci giri e più acquisisci consapevolezza. Io poi in due pali ho fatto 5 prove, di solito se ne fa 6 in un palio solo, quindi... Però insomma, dai, piano piano imparo anche io, insomma. Abbastanza la rimonteresti, sì. Al volo. Una cavalla che ha delle grosse doti, delle grosse qualità, e anche lei sicuramente dovrà fare esperienza, però una cavalla che ha dei numeri per fare bene. Riparti dalla giraffa? Beh, riparto sì da un rapporto forte con la giraffa e ci sono anche altre strade percorribili, però insomma... La giraffa è sicuramente una contrada che mi ha dato tanto e io spero di dare tanto alla giraffa, insomma. Quante sono le strade percorribili, senza fare nomi naturalmente? Ma dai, ci sono un paio di situazioni o tre che sono interessanti, dai. Sicuramente vanno valutate tante situazioni, va valutato il cavallo, va valutato un po' tutto. E spero che nelle situazioni che ho aperte di montare il miglior cavallo possibile, dai. Senti, su Abbasantesa ha tanti fari puntati addosso, no? E che palio può fare ad agosto? Può migliorare ulteriormente rispetto a quello che abbiamo visto a luglio? Ma io credo di sì, però secondo me si sta anche un po' esasperando questa cosa dei cavalli, cioè nel senso io abbasserei un po', diciamo, i toni, perché comunque sento dire di cavalli come Abbasantesa, Andà e Bola, per carità, buonissimi cavalli, ci mancherebbe altro, però anche loro, nel senso, non bisogna mettergli troppa pressione più di quella che è, nel senso, sono due cavalli che alla fine hanno fatto mezzo giro tutte e due, nel senso, vediamoli, cioè, per carità, buonissimi cavalli, però diamogli tempo anche a loro di maturare, di crescere e di fare le loro esperienze. Si è allenato in maniera... Sardana è arrivato al ceppo e ha due cavalli, giusto, Tacatursa e Bim Bum Bam. Come è andato intanto con Tacatursa, che è una cavalla che è chiacchierata, comunque dovranno essere inseriti degli esordienti nel lotto? Sì, dai, ho fatto le previsite, poi i dottori valuteranno le condizioni dei cavalli, credo di averli portati in regola, poi decideranno loro, dai, vediamo un po'. E Sordana è in regola per... Sì, io sono sereno con me stesso, sono tranquillo, sono sereno di come va, poi... Si aspetta. Senti, rapporti quante strade percorribili? Ci sono strade percorribili, come c'erano di luglio, però quando arrivi al 29 non hai l'aggancio giusto, diciamo, della situazione, è normale che poi non si concretizzi. Dipenderà tanto dalla scelta dei cavalli? Anche, vediamo un po', dai, tanto è inutile, te lo dico il 13 sera, se mi vedi bene, se non mi vedi vuol dire che sono stato a casa, vedrai. Ci sono Bruco, Torre, sono contrade alle quali hai rapporti? Sì, buoni rapporti,
in queste contrade come con altre, poi si vedrà se si riesce a concretizzare qualcosa o no. Si vedrà. Hai detto che nell'intervista che avevamo fatto che non sei con nessuno, nel senso non sei con nessuno schieramento, ma sei con tutte e 10 le contrade che sono in piazza. Sì, io fo per chi mi monta, devo onorare il giubbetto di chi me lo fa indossare e basta, devo fare questo. E basta. Ci sarà un buon ricambio, comunque un discreto ricambio di Fantini rispetto a quello che è successo a luglio, che ne pensi? Non lo so, l'importante è che ci sia io, poi quando ho pensato a me stesso ho pensato anche tanto.